Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gioco. Come vedete, ragazzi, Medieval 2. Medieval 2, ragazzi, solo per voi qua su Van Helsing TV. Allora, ragazzi, andiamo a vedere il prologo. Questo qui, ragazzi, per chi non l'avesse visto, è il finale del primo Medieval. Quindi è il finale di Medieval 1, praticamente. Ora vediamo cosa succede ai giorni nostri. Sony Computer Entertainment Europe Presents. Eh già, ragazzi, eh già. Medieval 2, ve l'avevo promesso e ve lo porterò, ragazzi. Tenetevi pronti. Londra 1886, attenzione, vabbè, non proprio giorni nostri, però. Attenzione, i dinosauri. Ragazzi, in realtà siamo in Dino Crisis, lol, no scherzo. In realtà più che Dino Crisis facciamo molto Parasite Eve, però va bene. Attenzione. Classica faccia da cattivo, attenzione. Sembra il bastone che aveva. Non lo so, non vorrei dire cavolate. Però mi sembrava il bastone di Zarok. Attenzione. Attenzione ragazzi, la magia si espande. A Londra. 1886 ragazzi, tenetevi pronti, perché tutto tornerà a rivivere. Eh sì, ebbene sì ragazzi, il museo, Sir Daniel, tutti torneranno a rivivere per poter combattere in questa nuova sfida, Medieval 2. Fido vuole l'osso, lol. Bello, bello come inizio, mi piace molto. Ok. Caricamento, ragazzi. Tan tan tan. Vediamo che cosa succede. Iniziamo. Il museo. Primo capitolo, ragazzuoli. Come si vede bene, ragazze. Attenzione. Sir Daniel è sempre stupendo. Personaggio stupendo, che amo tantissimo. Di ritorno dalla terra dei morti, il Oddio. valoroso eroe di Galmer ridotto a reliquia polverosa nel retro del vecchio museo. Le cose sono cambiate da quando sei partito. Il mondo è cambiato, ma i problemi sono sempre i soliti. Quindi trovati un'arma e tieniti pronto a combattere. Ah, e se vedi il mio alone spettrale, mettiti sotto la luce e premi il tasto azione per chiamarmi. Ok ragazzi, scusate, non per cattiveria, iniziamo già subito con sta cosa. E ditemi voi anche se sbaglio, ma cioè, il fantasmino cos'è? Casper? Il Casper dei poveri? Cioè, scusatemi, eh. Va bene, ok. Vai. Aspetta che qua c'è da leggere. Il leggendario cavaliere Sir Daniel Fortescue, nato nel 1250, morto nel 1286 nella battaglia di Gallowmere.
Leggende vuole che dopo aver battuto il malefico Zarok nella battaglia di Gallomir, risorse dei morti 100 anni dopo per battere definitivamente il perfido stregone. Si dice che in tempi di bisogno tornerà sulla Terra per liberare il mondo dal male. E infatti siamo tornati, ragazzi, siamo tornati qua su Van Helsing TV, assolutamente. Allora, intanto qua vedo che c'è subito qualcosa. Aspetta che magari rompiamo questa, giusto così. No, eh. Ah, bene, subito la spada. Ottimo, che questa ci serve. Ok, c'è già un po' una visuale un po' strana, diciamo, di, a livello di... c'è una mano. Ciao, mano. Non ci fai male, vero? No. C'è, dicevo, c'è già una visuale un po' strana a livello di giocabilità, però vediamo intanto adesso. Niente, iniziamo già subito Resident Evil Forever and Ever. E via. Tanto qua ci pigliamo la chiave. Chiave del museo. Ottimo. Andiamoci subito a seccare questo qua, che non ho visto uno qua. Ecco, iniziamo già bene. Tan 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 tan. Ok. Beh dai, non fanno malissimissimo sti nemici qua, però bisogna fare attenzione, altrimenti... Ok. Allora, ragazzi, vi ricordo un pochettino come funzionava Medieval. Allora, intanto dobbiamo uccidere tutti i mostri che ci capitano davanti, così da poter prendere il calice. Il calice ci fa andare tecnicamente nel Segno degli Eroi, non so se poi anche in questo ce lo farà fare, ma penso di sì. E andando nel Segno degli Eroi, appunto, possiamo prendere armi nuove, eccetera, che ci regalano praticamente i nostri compagni, i nostri vecchi compagni. Attenzione, fanno malissimo. Fanno malissimo. Ecco, perfetto. Wow, wow. Ce la fai a colpirli? Grazie. Mizzica, quanta vita che ho perso. Vabbè, ragazzi, ok. Siamo già bene. Ah, beh, qua c'è una boccettina pro di vita. Bella, 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 bella. Oh, fiala di energia. Perfetto. Ah, qua dietro c'è dei soldi, a quanto pare. Qua non c'è nient'altro, e allora andiamo avanti. C'è il tipino. Cos'è? Come per l'inventario, hai due spazi per le armi. Scegli un'arma, quindi usa la leva o i tasti direzionali per selezionare lo spazio in cui vuoi riporla. Una volta che gli spazi sono pieni, la combinazione L1 più quadrato cambia le armi, evitando di dover aprire l'inventario. Uccidere i nemici così dovrebbe essere più divertente. Ok, perfetto. Va bene. Attenzione, una pistola. Fermi un attimo, allora, inventario intanto. Ah, possiamo cambiare le armi che abbiamo addosso. Quindi in realtà adesso sono due armi, non sono più una sola. Adesso abbiamo la spada e la pistola, l'archibugio. Vedete un po' voi come volete vederla. Sì, però vorrei... Grazie. Averci la pistola. Ok, perfetto. Interessante sta cosa. Poi vedremo anche la pistola come funzionerà, se funzionerà bene, eccetera. Vediamo un po' qua. Se prendi uno scudo dall'inventario, il pulsante triangolo servirà a difenderti. Puoi usarlo assieme al balzo audace quando le cose il si mettono male. Il balzo audace è bellissimo, ragazzi. Ha una resistenza ragazzi. Abbastanza limitata, quindi usalo con moderazione o lo perderai. Va bene. Scudo. E vai. Ottimo. Aspettate che però qua secondo me ci potrebbe essere qualcosa di interessante, quindi ecco infatti, soldini che non guastano. Vai. Stai barcollando, Dan! Lascia che ti ricordi alcune mosse da usare in combattimento. Premi triangolo per abbassarti. Ok. Se premi triangolo mentre corri, farai un balzo audace. Combina questa mossa con il salto per ottenere un super salto. Provaci! Lol. Un super salto, ok. Vabbè, le proveremo poi dopo, tanto ste cose. Aspetta che qua c'è un'altra cura. C'è una cura che non ci fa schifo. Torniamo di là. Allora, aspettate che... Esatto, mi devo ricordare un attimo sta cosa. Ok, il super salto lo si fa così, perfetto. Chiave, via. C'è di nuovo l'affarino. Questo qua ci spiegherà tutto praticamente nel primo livello, immagino. Se incontri dei muri come questi, ricordati che probabilmente potrai scalarli. Usali per accedere a nuove aree. Ok, quindi diventiamo dei scalatori? Che figo! Ragazzi, attenzione, stiamo diventando dei grandissimi scalatori, attenzione. Allora, vediamo intanto dove siamo, finiti. Attenzione, che succede? Ragazzi, Jurassic Park a Londra. Attenzione. E quelli cosa sono?
Va bene, sono dei nemici. Quindi devo... Fa un po' schifo, a livello di danno sta arma. Non so perché non me la ricordavo così tipposa nel primo, la pistola. C'è la pistola, la spada. Attenzione, pure immagini con tette. Tipo, non c'è niente. Volevo combattere con lui, ma niente. A quanto pare non ci vuole. Qua cose non ne possiamo fare, quindi saliamo su sta cosa. Come sempre, la visuale di Medieval fa un po' cacchier, però va bene. Però noi non è un problema. Attenzione. Ah, ok. Ai ai ai, questo qui fa male, fa male, fa male. Stavo cercando di colpirlo. Ecco, ah, ecco perché non lo colpivo. L'hai detto. Questi qua fanno malissimo, fanno, ragazzi. Cioè, mamma mia. Quanto cacchio fanno male. Per fortuna che qua mi curo. Dovrei provare a dargli le scudate, volendo. Potrei provarci, adesso poi vediamo. Intanto speriamo di non beccarli più sti tipi qua che sparano, perché mizzica. Non mi ricordo, cioè, a parte che abbiamo le armi ancora che fanno un po' schifio, quindi ci può anche stare, abbiamo appena iniziato. Vai. Questo astuto furfante è l'imbroglione. Ti fornirà tutto quello di cui hai bisogno a caro prezzo. Iniziamo bene. Premi tastazione per selezionarlo. Ok. Oh, c'è un... ci sono dei tipi... No, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Grande. Ah, eccolo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Maledetto. Mi sta trollando, ragazzi, mi sta trollando. Ma si può? Ah, questi qua non attaccano, non ho capito. Cioè, nel senso, non mi stanno attaccando, praticamente. Ah, boh, andiamo un secondo sotto. Voglio andare a seccare quello lì. Dai, su, muori male. Perfetto. Aspettate, prima di scendere qua sotto, che comunque è, voglio andare un secondo a guardare il furfante, cos'è che ci vende. Magari ci dà già degli oggettini carini. Salve. Provviste. Ah, ok, già solamente i colpi della pistola, praticamente. Però no, al momento non possiamo prenderne altri, ok. Cerchiamo di prenderli tutti. È bellissimo perché fa... Ui! Ui! Mi ricorda tipo un emote che c'è su Telegram. Allora, qua c'è un... Ok. Va bene. Vediamo. C'è un cannone. Se lo mettiamo... Ecco, vedete, se lo mettiamo così non riesce a colpirci, tecnicamente. Tecnicamente, però. Ecco. Hai detto? Vai, vai. Sono molto lenti questi qua, quindi tecnicamente se cerchiamo di schivarli... Wow. Scusate, ma è un sono un casino da schivare sti tipi. Ok. Perfetto. E qua ci siamo uccisi anche questi qua. Allora, il cannone al momento non possiamo ancora utilizzarlo. Però attenzione, ci sono nemici. Nemici, nemici, uccidiamo prima i nemici. Vai, vai. Dove vai, dove vai, dove vai? Non ho detto vai, vai, vai te. Ho detto vai, vai io. Ma scusa, con cosa mi ha colpito? Col corpo solo? Non ho capito. T'ho visto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. 87, perfetto. Vai. In ogni livello troverai un calice pieno delle... Ah, questo qui lo sappiamo già. Distruggi abbastanza nemici per impossessartene. Ok, questo qui lo sapevamo già. Niente di nuovo, sono cose che sapevamo già. Ecco, secchiamoli tutte e due queste qua. Anzi, tutte e tre, perché ce ne mi sembra un terzo, visto che è spuntato, ecco qua. Vai, vai, perfetto. Ottimo, ragazzi, abbiamo preso anche... Ci abbiamo già anche già tutte le anime per il calice. E dai. Ottimo, laggiù c'è qualcosa, intanto, vediamo cosa c'è. Ah, attenzione, la palla di cannone abbiamo trovato, ottimo. Ottimissimo, direi. Prendiamoci il calice, che ci servirà per dopo.
Qua altre cose non ce ne erano, vero? No, direi di no. La vita l'abbiamo già recuperata. Andiamo qua, allora. Allora, immagino che qua dovremmo usare la pala di cannone, quindi. Pala di cannone. Ok, però aspetta, abbiamo anche la torcia. Forse è questa che dobbiamo usare. Vediamo. No, aspetta, sbagliata. Sì, mettila pure lì. Ok, dobbiamo forse infiammarla. La butto lì. Tipo, no, devi andare sul fuoco proprio. Ok, vai. Bella. Qua sono le dinamiche tipiche di... di questo gioco, ragazzi, mamma mia. Sono proprio le dinamiche tipiche di Medieval. Ok. Attenzione. Ci sono gli stronzoni, quelli che fanno malissimo. Maledetto. Guarda quanto cavolo di male fanno. Wow, wow. E dai, finiscila di farmi male. Ok. Pensi, ma quanto caspita fanno male sti qua, mamma mia. Allora, fermi tutti che vado a recar vita, assolutamente. Aspetta, dov'è che ero qua? Ah, ma qua è tutt'altra parte. Aspettate un attimo. Ok, qua. Sì. Ottimo, andiamo subito a recar vita, ragazzi, perché... Purtroppo quelli ci fanno veramente tanto male. Devo capire un attimo come farli. A parte che quando poi avremo le armi un po' più fatte bene, riusciremo proprio a buttarli giù come se nulla fosse. Perché mi ricordo che c'erano già anche nel vecchio, ma erano un po' diversi, diciamo. Andiamo intanto qua cosa c'è. Qua non c'è niente. Andiamo qua, c'è scritto qualcosa. Il grande Kraken, capace di sfondare una nave con le sue mandibole. Alcuni credono che negli abissi si nasconda ancora creature simili a questa. Il pescatore Phil McGavin catturò questo esemplare fuori dalla costa di Bognor Regis nel 1774. Vediamolo un po' sto Kraken. Mizzica. Qua c'è cosa. Nonostante le sue mostruose forme, il malvagio mago Zarok era considerato un codardo. Secondo la leggenda, il grande cavaliere Sir Daniel Fortescue lo esiliò nell'anno di grazia 1386. Allora, ho visto che qua tecnicamente ci chiedono una chiave che non abbiamo ancora, quindi immagino che... Quello intanto che caspita, eh? Vabbè, non ci fa leggere questo qua. Ho visto che c'è una grata là sopra che possiamo arrampicarci, diciamo. Se qua somigliano molto a... quelle che ci sono nelle palestre, per intenderci. Aspettate, vediamo. Attenzione, stavo per cascare. E anche male. Ok, ecco la chiave. Vai. Vediamo un po' se c'è altro, non mi sembra. No, veramente si è fatto male, ma dai. Ok. E qua mo? Non mi fa girare la telecamera? Aia, di nuovo il... The Dinosaurs. Ecco, se dobbiamo combattere contro di lui, mi cago in mano pesantemente, ragazzi, perché è un bel problema se dobbiamo combatterlo. No, forse no, dobbiamo solo combattere contro i suoi... aggeggini. Perfetto, perfetto, vai, vai. Sì, vabbè, però... state un po' fermi, grazie. Ottimo. Ah, si è aperta semplicemente la porta. Ok, è qua nel buco? Perché chi non guarda il buco... È brutta detta così, vero? Però qua Dragone dirà qualche sua battuta, quindi... Attendo che Dragone ci dica chi non guarda nel buco che cosa deve fare. Allora, qua non posso utilizzare tecnicamente niente, perché qua sono una torcia in realtà. Altre cose non ne vedo, ragazzi. Non so se devo forse cliccarli, no? Non penso. Niente, qua non so che cosa dobbiamo fare. Penso niente, suppongo niente, spero niente. Aspetta, no? Aspetta, aspettate lì che c'è qualcosa. Forse posso arrampicarmi qua? Sì, posso arrampicarmi, attenzione. Allora posso vedere un attimino anche qua, allora, se mi fa arrampicare. Aspetta. Questa qui fa molto mappa del primo, vi ricordate, ragazzi? Ah già, aspetta, non è che devo fare il salto quello lì che vuole lui. Non riesco a salire, non riesco. Aspettate. Vediamo se per caso vuole che faccia
Esatto, tipo... Allora, così. E adesso lo fa. No, non lo fa. Non riesco a salirci, non riesco a salirci. Scusa, come caspita si fa a salirci là sopra, però? Non mi ci fa salire, vedete? Forse col salto quello lì che dicevano loro, ma... Vedi che non lo fa. Perché dovrei averci un minimo di rincorsa. Vedi? Vedete che non riesce? Non riesce. Va bene, ok. Comunque lì sopra probabilmente c'erano, penso, solamente soldi, suppongo. Cioè, non penso che ci sia altro di strano. No, non riesce proprio, non riesce. Minchia, quanto mi sono fatto male. Sul serio mi sono fatto così tanto male? Vediamo se per caso... Volevo vedere un secondo se si... Vedi che non mi fa neanche più risalire. No, ok, adesso mi fa salire. No, volevo vedere un secondo se c'era qualche appiglio che dovevamo utilizzare. Perché questo è basso, quindi dovrei riuscire anche a salire qua sopra, ma non mi ci fa salire. Aspettate, vediamo se magari... No. No! Eh vabbè, niente. Lo scopriremo solo vivendo. Ragazzi, là sopra ci sarà stato qualcosa di interessante. Ma non riesco a capire come arrivarci. Qua non penso neanche che possiamo aprirlo, vero? No, infatti. Ok, ragazzi, niente. Ho guardato un attimino se per caso c'è una maniera per salire là sopra. Ma, boh, nei video che ho visto praticamente nessuno riesce a salire là sopra. Quindi non so se magari sarà un qualcosa che potremo fare più avanti. Lo vedremo dopo. Comunque, se nel caso voi siete riusciti a farlo, fatemelo sapere qua nei commenti sotto nella descrizione. Ok, ragazzi? Perfetto, dai.